sicuramente non sono cifre che possono essere considerate un risultato positivo, vediamo però perché per capire bene quello che sarà il dato, aspettare il dato finale. In questo momento io credo che Matteo Salvini sia indiscutibilmente il nostro leader, il leader della Lega, il segretario federale, che difficilmente può essere messo in discussione. Chiaro che una riflessione complessiva, l'analisi del voto andrà fatta, andrà capito ciò che si verificherà. Però ecco, io aspetterei il dato finale, questo è l'elemento su cui basare poi tutto ogni tipo di ragionamento. Poi l'analisi del voto, le considerazioni vanno fatte nel momento stesso in cui uno riesce ad analizzare punto a punto quelle che sono state le riforme elettorali e quant'altro. Avete pagato l'essere stati all'interno del governo Draghi elettoralmente imprudenti? Assolutamente sì, perché siamo stati un argine rispetto a alcune decisioni che altrimenti avrebbero condizionato quella che sarebbe stata la vita degli italiani in peggio. Però questa cosa, soprattutto per un elettorato di centrodestra, ha creato un po' di confusione, ha creato soprattutto non quell'entusiasmo con cui la Lega negli anni si è mostrata, come ha detto, e baluardo di via tutti i temi. Quindi ha un po' alleggerito quelle che erano non i cavalli di battaglia, ma le esigenze dell'elettorato della Lega, e questo ha creato un po' di distacco. Questo distacco poi ecco, si trasforma in consenso, ma era una scelta secondo me doverosa, secondo noi doverosa quella di entrare al governo. Ne abbiamo pagato ovviamente in termini elettorali in maniera anche importante, questo sicuramente.